realtà il problema è un po' più generale. Evidentemente oggi la connessione con Bergamo non era stata particolarmente favorita dagli eventi. Vediamo intanto se riusciamo man mano ad agganciare un po' dei nostri adepti che abbiamo perso per strada. Intanto li sto un po' avvisando anche per telefono, no, subito, naturalmente, perché intanto mi dicono scusate, ma tra quanto parte ora? Tra quanto parte ora? Eccoci qua, noi ci siamo. Marco Tripisciano ci ha appena raggiunto, quindi se ci ha raggiunto lui vuol dire che un pezzettino alla volta becchiamo anche tutti quanti gli altri. Provo intanto a collegarmi anche al giro di Paolo Erne, che dovrebbe, eccolo qua, perfetto, fantastico, è arrivato anche Paolo. Paolo Celoria è con noi, Teo Bamberg è con noi, Manolo, ciao Manolo, come stai? Ciao Giuseppe, ciao Elio. Bene, molto molto bene. Adesso facciamo questa impresa o proviamo. Vediamo se parte la nostra sigla oppure no. Se non parte la regia, naturalmente senza problemi, mi mandi subito accanto il nostro amico Simo Mattia, che è rimasto con noi a cercare di risolvere i problemi tecnici, divertendosi un mondo. A tra poco, sigla. Eccoci qua. Allora, oggi è un po' buio tutto quanto, non so per quale motivo, non fa nulla, tra le altre cose la rete non ci aiuta Confermato. moltissimo. Eccolo qua, ci abbiamo qua Simo Mattia al nostro fianco immediatamente. Come stai? Cioè, Bene, vale. La salute c'è e dicono che sia la cosa più importante, quindi dicono, bene, poi bene. parleremo anche di questo, sono d'accordo, Sì. ma fino a un certo punto a metà col mister, diceva un famoso calciatore. Garzia. Bravissimo, guarda, facciamo qui oggi possiamo fare un sacco di questa cosa, perché tu sei genuano a Bergamo, che non è male come cosa. Tu sei Io sono Granata a Granata, Milano, Milano, quindi perfetto, e quindi perfetto. siamo purtroppo in minoranza, ma molto orgogliosi dei nostri colori, sebbene io sia felicissimo che il campionato non stia andando avanti, perché se no quest'anno finisce che ci ritroviamo in B, però fa niente, vabbè, vedremo come va a finire. Senti, tu eri in compagnia un attimo fa Sì, una con compagnia dolce, mi Lona, sembra, ecco, Lona la mia porta Scoiattorona, fortuna, Scoiattolona e Tallona, la mia porta fortuna per i viaggi fantastico, intercontinentali, lei vuole bere sempre, infatti vuole stappare la birra, lei è già in pole position, credo sia il caso di darle retta a sta pianta. benissimo, Così mi sembra, allora, ti seguo a ruota, va tu cosa tutto stai fluisce. bevendo? Hai qualcosa in mano di interessante? Io una novità, sì, una novità assoluta che poi farà parte del progetto appunto di degustazioni che abbiamo inventato con Pietro del Carobiolo, la Gangia e Bevi, quindi Mi direi sembra che è un'ottima adeguata premessa. per. Esatto, direi che è decisamente adeguata per l'occasione, per prendere con calma i Io. problemi di rete e tutti quanti. Sì, giustamente, tanto alla Nel fine che ci bicchiere, ammazzano. siccome è una Keller con un'aggiunta di ganja, nel bicchiere del Pils Pride, visto che Perfetto, bellissimo. dove avremmo dovuto essere in questo weekend tutti quanti. E infatti poi parliamo anche di questo, mi pare che ci siano delle degustazioni in corso con Agostino, se non sbaglio, e se non sono già Sì, iniziate penso di sì. inizieranno, a Sì, proposito, vero, perché partiranno. per presentare le birre che avrebbero partecipato, quindi mi sembra tutto molto, molto bello, purtroppo non è bello non essere presenti, ma d'altra parte scusate, c'è un attimo di singhiozzo che mi sta ulteriormente innervosendo. Io invece sto Beh, sì, bevendo una cosa, quella birra ti passa. sì, ma E tu cosa infatti bevi esatto. invece? Una cosa di Brussels Beer Project, Grosseberta, che in qualche maniera secondo me si adatta molto al periodo perché si riferisce a quella signora Merkel, credo, non so, poi io non è che abbia un'opinione su di lei in modo particolare, però secondo me Grosseberta si adatta a lei, quindi la bevo alla sua salute, non sia mai che magari ci dà una mano, non so come dire, Sì, meglio. e spillata in uno dei nuovi bicchieri della Bella Alianza, in una specie di, eccolo qua, vediamo così la completiamo, ci piace molto, mi va sul computer, siamo rovinati, che salta tutto, perfetto, salute, Esatto. molto bene. Salute, bene, siamo qua Vabbè, che con. parlavi appunto della Merkel. Siccome avevo saputo, come probabilmente anche tu da Emanuele Colonna, che il 18 dovrebbero aprire le Bier Keller in Germania, dovrebbero riaprire le Bier Keller, ho Pare provato a di sì. sentire i Georg Kugler dicendo di Elkbräu, ma come, visto che lui parla anche italiano,
in quali condizioni, cioè l'aprile, quali condizioni gli si viene richiesto per riaprire, e lui mi ha detto pure loro non sanno ancora nulla, cosa che è strana per i tedeschi, ma anche loro non sanno ancora nulla. Quindi Sì, tra l'altro ho visto delle cose abbastanza contraddittorie, perché oggi vedevo delle immagini da Berlino dove c'era la gente un po' serenamente in giro a camminare. Poi non so, naturalmente quello che poi si vede se non sei lì potrebbe essere completamente falso, per quanto ne sappiamo, visto che ieri ho visto per esempio delle immagini bellissime che sono girate online per un po', dove c'era una trasmissione americana che trasmetteva da un centro anti-Covid americano, dove faceva vedere i medici, il reparto, eccetera. Peccato che un minuto dopo sulla rete, cioè ancora su YouTube da qualche parte, sono uscite le stesse immagini identiche che erano quelle di un reparto di Bergamo, il Covid-19. Esatto, no? Ma Bergamo negli Stati Uniti, sai che ci sono quelle case, cioè Evidentemente sì, loro. perché potrebbe pure essere, cioè, il dubbio è quello. In realtà però erano immagini che erano già girate tipo il mese scorso e quindi, boh, insomma, come sempre l'informazione Sì. non è esattamente trasparente. Come invece è questa che è filovelata, ma ha un bel colore, insomma, direi Infatti giusto questa è per molto molto lo. molto limpida e il profumo dell'ingrediente aggiuntivo è veramente molto fragrante, molto presente, piacevole. Ti vedo sciallo, infatti, magari. Sta già facendo effetto, si bilancia bene poi sulla Keller del caro Biolo, si bilancia bene col carattere della Keller, direi decisamente bene. Bellissimo. Senti, io in realtà non avevo preparato la sorpresa della linea che non funziona, per cui naturalmente tutto quello che avevo in testa per oggi potrebbe anche non funzionare. Io però intanto dico alla regia che se per caso siamo in grado di farti una sorpresa, te la facciamo. Adesso Una vediamo cosa sorpresa. succede. Devo Ma aver guarda, io paura? ce l'avevo in programma, no, penso di no in realtà, però vediamo se succede. Che riusciamo a farla bene, se non riusciamo a farla, vabbè, come non detto, vale per la prossima. Intanto, però, noi andiamo avanti nelle nostre cose. Senti un po', non, la tua storia è nota, cioè è nota nel senso che è noto lo Simon Mattia Riva di oggi, quindi gestore, publican, informatore, direi, mi viene da dire informatore scientifico della birra, Farmaci, esatto. in qualche maniera, però. Simon Mattia, c'è una storia prima. Per la storia prima, che cosa dice? Cosa facevi? Cos'eri 20 anni fa, prima di diventare un appassionato di birra? Vabbè, 20 anni fa ero già appassionato di birra, cioè 20 anni fa. questa è cosa buona e giusta. Molto Sì. bene. Anzi, molto più di 20 anni fa, perché ho cominciato, ovviamente, prima che la legge lo consentisse, ho cominciato 15-16 anni a bere come tutti, quindi la passione c'era già. Poi ho fatto altri tipi di studi, ho studiato filosofia, quindi una laurea che dà ottimi sbocchi sul mercato del lavoro, quindi ero ovviamente pieno di richieste di lavoro dopo aver fatto i filosofi in cerca in tutti. Quindi dopo la laurea ho lavorato brevemente in ambito editoriale a Bologna, poi in realtà social, quando sono tornato a Bergamo, ho fatto un breve passaggio anche a Milano, in una società di consulenza di diretta, tra l'altro molto seria, però ovviamente non era il mio, sì, ma malgrado fossi poi entrato anche nelle grazie del direttore, ho scritto anche un paio di libri da ghostwriter per il fondatore di questa società, tra cui uno sulla sanità, in cui si parlava di infezioni prese in ospedale. Infatti, quando poi si è scoperto che le infezioni venivano in Lombardia, gran parte in ospedale, non mi sorprendeva perché avevo scritto come ghostwriter questo libro sulle infezioni negli ospedali Ti americani. ho fatto la sorpresa. Esatto, Caramba! è un ambiente molto. È pronta la Vediamo però sorpresa? se lui ti vede, non lo so, perché non Vediamo. so se tu No, vedi la sorpresa oppure no, vedo tutto nero. no. A cazzo, tu vedi tutto vero, ma io no. Allora Ma come? aspetta, 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 io la vedo benissimo. Vediamo un attimo. Aspetta, la sorpresa. Vedo All Black, Adesso a la meno che la vedo. sorpresa fossero gli All Blacks, ma non. No, però arriva da quelle parti. La senti per caso la sua? Magari non lo senti nemmeno, cazzo, una tragedia. No, non sento nemmeno. No, No, vabbè. malissimo. Però ho Allora, capito, a questo punto ho capito la a sorpresa, questo però non punto hai vedo, non capito. sento. Malissimo. L'hai riconosciuta? No, No, perché non la allora, sento nemmeno. fermi tutti. Allora, Simon Mattia non sente e non vede, e Vedo dall'altra solo te, parte, vedo e sento solo te. invece, Stefania ti vede, ti sente. E parla anche, ma purtroppo tu non la senti. Quindi il giro è complicatissimo.
Però abbiamo Stefania in linea direttamente dalla Nuova Zelanda. Che bello. Ciao a tutti. La mia sorellina. Ciao Simon Mattina. Purtroppo tanti non vedono, ma tanti sentono, quindi adesso è un casino. Va bene, perfetto. Sì, vedo che molti non la vedono comunque. Molti qua vedo anch'io. C'è un misto fritto. Vabbè, adesso... Vabbè, fantastico. Facciamo così, Stefania. Hai superpoteri, solo tu puoi vedere. No, ma perché io sai che c'ho tutta la console davanti completa, quindi in realtà... Stefania, fai una cosa, prova a fare un refresh tu del tuo sistema, okay. Perché mi sa che proviamo a vedere. Paolo De Bernardi intanto ti saluta perché evidentemente ti vede. Bene, abbiamo fatto oggi tanto il tuo casino, per cui continuiamo a fare casino, non è che... Sarà in Nuova Zelanda anche lui, per quello la vede. Paolo De Bernardi sarà anche lui in Nuova Zelanda. Ah, tu dici? Sai che potrebbe essere. Questa... Magari già tanto la vede perché... ecco perché. Tanto. Niente, pare che non si riesca a vederti. D'altra parte, giustamente, Silvio Savarino dice non si vede perché in Nuova Zelanda è notte e quindi è tutto nero. C'è chi sta peggio di noi, uno che dice che vedo Trump e sente Brian Johnson, se dico vedere Trump, non è così. Qualcuno è messo peggio di noi. Vabbè, io provo a farla tramite ogni tanto. Niente, la sorpresa mi è riuscita a metà perché io la vedo, ma non tutti quanti la vedono. La vedo e comunque... Non è grave. Daniele Bertelli con noi, ragazzi, molto molto bene. Siamo Bertelli, il Bertelli. Sì, con un po' di lampredotto. Ma magari, cioè, sì. c'è la Simona, con la sorella, giustamente la sorella di Stefania, che non so da quanto tempo non la vede. Bravissimo. Bene, senti, parliamo un po' invece, vabbè, poi dopo vediamo se riusciamo a ributtarla dentro, perché come sai... Un lampo però, sei chiuso. Speriamo, sì, perché l'avrei salutata volentieri. Aria, eccola qua. Bene, vediamo. Io l'ho rimesso online, però non so se la vedi. Caramba! Anche... mi nascondo. Se mai la sentirò dopo. Se non poi non riuscissimo, la sentirò dopo. Fa niente. Non ce la facciamo. Ogni tanto ci... Vabbè, facciamo così. Intanto, allora, Stefania, grazie di essere con noi. Intanto io intanto ti muto, ti bacio anch'io a distanza, naturalmente. Intanto, Stefania, vediamo. Mi piacerebbe vederti, ma non ti vedo in questo momento. Cosa stai bevendo in questo momento? È una birra acida che ho fatto io con Stefania. Dice che sta bevendo una birra acida che ha fatto lei, quindi sai che... Bene, è anche un ottimo ombrewer, quindi sì, sì, esatto. Può affidarsi anche alle sue produzioni. Grazie. L'abbiamo lanciata così, poi vediamo cosa succede. Chi non vede ha fatto un cuoricino, Stefania, per chi non vede, per chi invece vede bene così, esatto. E se no accontentatevi del fatto che è vero, poi chi la sente sta parlando, quindi è viva e c'è e lotta con noi e ci dice che in Nuova Zelanda le cose vanno come qua, no, o meglio, vanno da Dio. Bellissimo. Va bene, ti invidiamo molto. Simon, facciamo così. Come vedi questa situazione qua dal punto di vista non proprio privilegiato di Bergamo? È una situazione che vedi in evoluzione, che immagini che in qualche maniera abbia una via d'uscita? Tu hai parlato di ansia come sintomo del Covid, passa sì. Com'è? Diciamo, abbiamo passato un periodo veramente molto molto brutto, perché quando c'è stata, appunto, siamo balzati all'onore delle cronache mondiali, forse per la prima volta nella storia di questa città, e purtroppo non per qualcosa di positivo, che pure c'è, perché ci sarebbero cose interessanti qui nelle condizioni normali. Poi noi non siamo molto bravi a farci pubblicità, quindi sia per quanto riguarda le, diciamo, le bellezze architettoniche della nostra città, sia anche per eccellenze che abbiamo, ma non siamo un po' troppo schivi. Invece purtroppo siamo balzati all'onore delle cronache per il lungo periodo in cui siamo stati al top al mondo per il numero di contagi. La situazione è stata veramente veramente pesante, veramente non c'era nessuno per strada, come ovvio, e gli unici rumori che sentiva dalle finestre erano le ambulanze. Poi, avendo una parente che lavora poi come medico proprio in ospedale, mi raccontava, insomma, quello che succedeva, ed è stato veramente veramente pesante. Poi il mondo della birra bergamasco ha avuto una grossa, certo, grossa tragedia, perché abbiamo perso un amico come Giovanni, improvvisamente, anche lui che stava bene, smentiva un po' anche tutto il discorso patologie pregresse, lui stava benissimo. E adesso lentamente le cose stanno un po'
cambiando, insomma, c'è la pressione sull'ospedale è un po' più bassa, qualcuno pian piano esce sempre, ovviamente a distanza, si sta facendo qualcosa, sempre nel rispetto delle norme attuali, del buon senso, che ci suggerisce di andare molto cauti in questa zona, e speriamo pian piano di uscirne. Di rivedere la luce, esatto, anche se non dimenticheremo mai questo periodo, sicuramente. Certo. Albino, che di nome fa praticamente come un paese di vicino a Bergamo, a proposito, no? Sì. E che giustamente mi riprende, perché dice: io intendevo anosmia, non ansia. Si prova che giustamente il T9 l'ha tradito, ma lui ha tradito me scrivendo. Sì, l'ansia anche, perché ovviamente accompagna, no, l'ansia in realtà, anche. Bravissimo, infatti io in realtà volevo arrivare lì, perché il problema è che il discorso è che oggi devi recuperare anche tutto l'aspetto psicologico, oltre che la questione fisica, perché ovviamente quello che si vede in giro è un po' va da un estremo all'altro, dalla caccia alle streghe alla gente che fa finta che non sia successo nulla, insomma, quindi forse esiste una bella via di mezzo da qualche parte, ma per ora non si vede. Esattamente, non è, e forse appunto la via di mezzo non è nemmeno troppo favorita da come vengono comunicate le cose, perché appunto o vengono comunicate appunto volendo generare ansia, o, nel senso, volendo non voglio dire metterla più brutta di com'è, perché è più brutta di così, era stata almeno qua è stato difficile pensarlo, ma comunque mettere solo gli aspetti negativi, e dall'altro c'è invece chi appunto magari ti comunica, ma non, comunque non è successo niente, a parte le varie ipotesi complottiste. C'è stato anche un genio che ha, ex giornalista, perché ogni tanto funzionano anche loro, l'hanno cacciato dall'ordine, che sosteneva che la scena che è diventata tristemente famosa dei carri militari che hanno portato via le bare qua a Bergamo, fosse stata una messa in scena cinematografica per far vedere che ci succedeva, ma in realtà che i camion fossero vuoti, cosa che ovviamente non è assolutamente vero, perché ho conoscenti che avevano i parenti su quei camion, quindi veramente da un opposto all'altro. E d'altra parte, ritrovare un equilibrio sarà difficile per tutti, non solo qua. Non più tardi di 2 giorni fa abbiamo visto quello che poi è diventato una sorta di birra gate legato a Pico Brewer e al carretto, o al pub itinerante come viene definito, inquadrato in mezzo a una apparente folla, dove poi naturalmente si guardano le immagini, si vede che, insomma, parliamone, forse non era esattamente una folla, però chiaro che schiacciate col teleobiettivo sembrava quello. Esatto. Poi è anche vero che poi in realtà magari non guardi quelle immagini lì, ma fai 500 metri più in là sul Naviglio, vai sui muretti della Darsena, e la gente effettivamente era lì seduta una fianco all'altro tranquillamente a passeggiare, certo, o a farsi i cazzi loro. Quindi, cioè, è tutto vero e tutto falso in questa situazione qua, vale tutto e non è molto divertente. Forse la cosa migliore, appunto, come dice Marco, in questi casi è, bah, ognuno parla di quello che sa, e così, esatto, non si sbaglia. giustamente Paolo, visto che poi anche i ragazzi hanno chiarito che erano passati anche i vigili, e loro servizio era perfettamente rientrava nella legge del servizio ambulante, quindi i vigili sono stati più 2 o 3 volte e non li hanno sanzionati, quindi purtroppo siamo però anche in un paese che in questo momento sta scaricando su una parte della popolazione molti disagi che sono di tutti, ma poi a un certo punto per una certa categoria di commercianti questa cosa è particolarmente sentita, soprattutto perché non ci sono indicazioni su cosa si può e cosa non si può fare. Loro si sono attenuti a quella che è una normativa comunque poco conosciuta, quindi magari hanno scatenato involontariamente, se vogliamo, per ingenuità, no? Un po' di maremoto su questa questione. Però poi pensare che siano loro a dover fare l'ordine pubblico, pensare che siano loro a dover spostare la gente o mandarla via o fargli fare la fila, sì, è tutto vero, cioè si può anche fare così, però non siamo noi i tutori dell'ordine, no. Cioè domani questa cosa verrà applicata anche a ristoranti, pub, eccetera, e il motivo per cui non vogliamo aprire, io lo dico apertamente da un po', io non intendo aprire, se non ci sono condizioni di normalità non intendo aprire. Prima di tutto perché voglio essere responsabile della salute mia, ma non dico degli altri, io dico degli altri ci posso far niente, non lo so, non so se sono ammalato oppure no,
Non so se si sono ammalati i miei dipendenti, non lo posso sapere, non mi fate i test, cosa volete da me? Io che cazzo ne so. No, esatto. Quindi la verità è che io, ma non intendo farli io i test, nel senso che non voglio andare io a farli o chiedere che vengano fatti, men che meno voglio chiedere il passaporto biologico ai miei clienti, non voglio sapere se hanno la febbre oppure no, non me ne frega nulla, non ci devono essere i clienti, punto. Mi devi sostenere, sì. Perché la situazione è questa, oppure mi dici che è tutto libero, che non mi va bene uguale, quando mi dici andate e vi moltiplicatevi, e noi andiamo e ci moltiplichiamo. Questo d'accordo. Punto. Sono pienamente d'accordo con la tua visione. Certo, sì, giustamente Marco Tripisciano ci ricorda, fa molto bene, che domani c'è un webinar molto interessante di Union BRAI sulla normativa per l'asporto, che è un'altra delle tante normative che in questo momento sono nel nulla, nel senso che parliamo di un bicchiere con il coperchio, non con il coperchio, queste cazzate qua che francamente... Allora, io non voglio dar contro nessuno, però insomma, se si scrive una norma deve essere una roba chiara, se no di che cazzo parliamo, se no esatto. Non lo cioè, basta. Mi sembra una cosa di senso comune e logico, per cui va bene. Sì, come la questione che appunto dicevi dell'agente dell'assembramento, la famosa questione del nei pressi del locale, nei pressi cosa vuol dire? 100 metri, 500 metri, un chilometro, due metri, nei pressi, cosa vuol dire? Dipende da che poi verrà lì a controllare, cioè per me era nei pressi, grazie, dammi una metà. Sì, un chilometro era nei pressi, sì. Cioè, al marchio tuo sul bicchiere di plastica, allora era tuo, per cui colpa tua. Era nei pressi, esatto. Cioè, è tutto molto elastico e sinceramente col metro elastico io non c'ho voglia di giocare, come si dice. C'avevo una domanda che mi è stata lasciata, non mi ricordo più da chi, per cui mi perdonerà chi me l'ha lasciata a suo tempo, perché è stato bannato nel frattempo da Facebook, poteva farla direttamente, ma la domanda era molto interessante perché chiedeva, siccome tra i sintomi del coronavirus c'è un abbassamento, no, delle sensibilità per il gusto, per l'olfatto, sì. Tu hai avuto qualcosa del genere? A fine febbraio, quindi proprio all'inizio dell'allerta, ma in quel momento nessuno lo associava come sintomo, quindi io pensavo ovviamente di, a parte che non so, perché appunto nessuno mi ha fatto un test né prima né dopo, quindi non so cosa avessi avuto, però sì, ho avuto questo annullamento totale che è durata una decina di giorni, poi dopo al decimo giorno pian piano sono risalito, idem mia moglie, idem mia mamma, quindi abbiamo avuto questo problema, e poi anche altri colleghi qua a Bergamo, titolari di locali, amici titolari di locali, hanno avuto lo stesso problema nello stesso periodo o poco più avanti, comunque a marzo, quando qua si era nel clou appunto della situazione, però fino a fine marzo, inizio aprile, nessuna diciamo fonte medica l'ha associato, quindi noi pensavamo di aver fatto un raffreddore, qualcosa, una sinusite. Io pensavo una sinusite perché mia moglie è soggetta, ha cominciato prima lei, poi è arrivato a me, e quindi pensavo di aver preso la sinusite da lei, però effettivamente questo annullamento totale dell'olfatto, in particolare del gusto di conseguenza, ma totale dell'olfatto, che tra l'altro mi aveva preoccupato molto ovviamente per il discorso lavorativo e tutto. Da non sentire l'alcol denaturato, non sentire l'aceto, non sentire il gas, insomma. E solo dopo, appunto, dopo più di un mese, si è venuto fuori che sia in Cina che in Iran i medici l'avevano associato a questa patologia, e poi anche in Italia, diciamo, adesso è diventato quasi uno dei check per cui si individua la situazione. Però... cosa ho avuto 2 mesi e mezzo fa, ancora non lo so, perché nessuno mi ha mai testato, e vedremo se ci sarà la possibilità di fare questo famoso sierologico, quindi di capire se si è sviluppato gli anticorpi. Sì, ammesso che situazione l'ho vissuta, e tra l'altro appunto dal punto di vista ovviamente psicologico era pesante, perché un annullamento così, considerando il lavoro che faccio e tutto, era molto preoccupante. Sì, assolutamente, infatti mi veniva una battuta mezza macabra, mezza no, che se tu fossi stato negli Stati Uniti e giustamente da campione del mondo beer sommelier avessi fatto una cosa che farebbero tutti gli americani in quelle condizioni lì, cioè avessi assicurato l'olfatto e il gusto presso qualche assicurazione major, probabilmente oggi saresti ricco, perché potresti dichiarare... Sì, come...
O come Silvan che aveva assicurato le mani, il mago Silvan che aveva Bravo, assicurato esatto, le mani. Esorro, questo poteva essere una buona idea, tutto sommato, invece ormai è passata. Però giustamente adesso abbiamo scoperto perché era albino sempre, che evidentemente oggi ce l'ho con lui. Io non mi ricordavo che fosse stato lui a lasciarmi questa non domanda. Non è bannato da Facebook, quindi. Ma non è più bannato da Facebook, e quindi evidentemente può intervenire direttamente, però la domanda era sua. Quindi poi una volta che poi però è passato questo, ti sei sentito... Cioè, sei, è tutto normale, sì, come dire. Tutto normale, sì, è tornato normale, quindi pensavo di aver superato questa sinusite, e poi dopo un po' di tempo viene fuori, è uno dei sintomi. Ah. Fantastico. Dopo un bel po' di tempo. Infatti anche altri colleghi che hanno detto, allora, anche gli altri colleghi di cui dicevo prima, che hanno locali qua nella Bergamasca, dicevano, ah, ma allora quindi anche noi abbiamo avuto questa tipologia. Certo. Infatti uno dei miei amici colleghi, che anche lui ha un pub, tra l'altro vicino a casa mia, più vicino, molto più vicino a casa mia del mio locale, ha avuto lo stesso tipo di sintomi e mi aveva scritto qualche giorno dopo, quindi io non gli avevo ancora raccontato la cosa, mi ha scritto, guarda, se ti dovesse capitare non preoccuparti perché veramente non si sente nulla, ma è un, lui aveva fatto una battuta dicendo, è un viaggio... come un viaggio allucinante nel mondo delle persone a cui non frega niente del gusto, insomma, quelle delle persone che non si preoccupano di quello che mangiano, che bevono, insomma. Beh, è un'esperienza nuova, no, alla fine, come la vedi? Ti ha traumatizzato, sì. Un po' sì, sì, perché in quel momento, immagina, cioè, non sentire il svitare... un barattolo che non so, di cannella di cumino, e non sentire assolutamente quello che annusi per nulla, e non sentire assolutamente nulla, e pensare ma tornerà, non tornerà, e tutto questo senza sapere che fosse un sintomo legato appunto al Covid, pensando raffreddore sì, l'abbiamo avuto tutti, c'è cioè un'attenuazione dell'olfatto con raffreddore, ok, ma a quel livello non mi era mai capitato, quindi no, assolutamente, senza capire cosa fosse. Immagino. Beh, che effetto ti fa il fatto che tutta la genia di gente, di mentecatti che ci segue in questo momento, sta paragonando l'assicurazione sul tuo olfatto all'assicurazione sul culo di Jennifer Lopez? Sì, oppure non è Beato anche a Rocco Siffredi, che non è la vedi quello, non è il lato B. Va Perfetto. bene, ma questo è, dai, lo vedo positivo, insomma, è lo spirito da pub, questo è giusto fare. Sono battute da pub, vuol dire che stiamo ricreando virtualmente l'atmosfera dei nostri locali, quindi è sicuramente positivo. Che poi è lo scopo ultimo di Radio Birra, che non trasmette ancora in 5G, come diceva, infatti non funzionava niente prima. Adesso no, vabbè, lo Però dico se no io. ci saremmo ammalati tutti, ecco, il 5G ci saremmo ammalati tutti. Ovviamente, è così che funziona. Porca miseria, allora non lo uso il 5G. Torno al Nokia Ma 556. morire. Bene, invece parliamo appunto di atmosfera da pub. Tu hai questa doppia veste, no? Insomma, di grande conoscitore, anche molto tecnico, grande descrittore, perché l'essere capace di descrivere una birra è una delle competenze principali del beer sommelier. Quanto è cambiata Sì. questa tua professionalità acquisita negli anni, andando dietro invece il banco del tuo locale? Se è cambiata, cioè se hai dovuto adattarla, o se in qualche maniera sono due cose completamente separate, o che invece si Cioè, sovrappongono. si legano, diciamo, non sovrapponibili, ma sicuramente si collegano e si legano, anche se appunto l'esercizio, come diceva appunto il mio docente di filosofia, che parlava appunto lui come esercizio, cioè la pratica che tu eserciti quotidianamente cambia, ma è collegata e va ovviamente, come tu sai meglio di me, calibrata su chi ti trovi di fronte. Quindi a volte è addirittura più dura che fare delle descrizioni tecniche, perché hai il classico mostro, cioè il geek che vuole sapere che lotto è, ma sei sicuro che secondo te ha dichiarato questo luppolo, ma secondo te sei sicuro che non ci ha messo anche quell'altro, perché per me, guarda che sono sicuro, io sento, ci ha messo anche quello. Secondo me il birraio non ha scritto tutto, quindi devi affrontare conversazioni di questo livello anche con una parte di patologia, ovviamente, psichiatrica di alcune persone. E dall'altra parte invece hai ma va benissimo e siamo contenti di avere il cliente che cioè quello che ti dice, guarda, io non me ne intendo, va benissimo, non, de se non è che devi intendertene per entrare qua, ci mancherebbe altro. Va benissimo,
partiamo dai tuoi gusti, partiamo da cosa avresti voglia in questo momento, appunto che tipo di gusto vorresti incontrare in questo momento e troviamo la soluzione. Oppure, ma anche quello che ti chiede la doppio malto nella plastica, va benissimo, poi dice, guarda, allora intendi una birra più forte? Sì, la vuoi più dolce? Tutto diventa un gancio, chiaro che ci si mette più tempo rispetto appunto a schiacciare un bottone e liquidare tutto e dare quello che c'è, però è anche il bello del nostro lavoro, insomma, quindi avere a che fare con esigenze diverse, con richieste di tipo diverso e andare incontro a tutti. Certo. Mentre Matteo suggerisce che adesso qualcuno dirà che non hai più l'olfatto di una volta, però Sì, c'era anche giusto. qualcun altro, sì, ma c'era anche qualcun altro che diceva adesso annuserai una birra a 500 metri di distanza e saprai esattamente di chi è, quindi perché ovviamente non sappiamo come si esce davvero da queste cose. Invece io avevo una curiosità, abbiamo accennato prima al calcio, tu sei in zona stadio dell'Atalanta, non sei proprio, ce l'hai Sì, abbastanza vicino. sono 150 metri, sì. 150 metri dietro la curva, a memoria, così. Sì, detto la tribuna, cioè il lato in realtà è il lato distinti, parterre, insomma, viene chiamato. Non la Sì, tribuna VIP, ma esatto, l'altra che poi, tribuna. sì, perfetto, che poi sul lato di qua, insomma, c'è la curva Sì, nuova, sì, molto sì, sì. bella del nuovo stadio. Io conosco la zona perché ogni tanto abbiamo avuto, come dire, con gli atalantini abbiamo sempre avuto Incontri amichevoli, sì, amicizie, veramente. questi abbracci, questi Grande ravvicinati. amicizia, simpatia, sì. Ah, sai che sono curiosissimo di vedere come funzionano gli scontri da stadio dopo il Covid. Chissà se bisogna farli a 4 metri di distanza come i tavoli dei bar. Va bene, Si basta, lasciamolo. lanciano. Esatto, ci lanceremo le bottiglie. Cosa fa? Va bene, Esatto. no, però invece no, la mia curiosità era un'altra. Siccome chiaramente il tifoso da stadio tipicamente è un tifoso, cioè è uno che beve, no? Quindi lo sappiamo che beve. Poi cosa beve? Parliamone. Tu ne vedi tanti che arrivano, ne hai convertiti tanti più che altro. Cioè, secondo me la domanda è interessante questa qua. In realtà diciamo non moltissimi perché poi il tifoso è abitudinario, come mi ricordo anch'io quando frequentavo gli stadi, insomma, quindi ci sono un paio di posti che sono i ritrovi tradizionali. Uno vabbè proprio fuori del parcheggio lì, quindi quello tra l'altro è proprietà della compagna di uno dei capi della curva, quindi è chiaro che lì è il ritrovo principale, sia perché ci sono gli orari direttivi. E un altro era un bar dentro un benzinaio lì a 50 metri, un altro ritrovo, quindi non è così forte l'afflusso. C'è chi va allo stadio ma è anche appassionato di birre, quelli ovviamente vengono, quel giorno vengono con la sciarpa anziché senza, come negli altri casi. È capitato, sì, poi che qualcuno magari portato dall'amico che è appassionato, arrivano tutti insieme e qualcuno dice, ah sì, però qua è buona, è più buona la birra, insomma, mi piace, e allora poi tornano, quello sì. Però diciamo sulla massa, essendoci luoghi dell'abitudine, il tifoso è abitudinario e vuole incontrare ovviamente i suoi amici e sa che lì li trova sicuramente, diciamo ci sono un paio di due o tre posti che sono anche più vicini a me allo stadio e sono proprio legati all'abitudine del tifoso. Però sì, insomma è capitato di non... Qualcosa c'è, qualcosa si è mosso, certo. Sì, qualcosa. Diciamo, spesso appunto col gancio nel gruppo c'è uno che già veniva, allora porta gli amici. E poi magari gli amici tornano anche dopo. Quello sì. Chiaro. Io ricordo che c'è stato un periodo qua a Milano, non so se succedeva anche a Bergamo, perché o vedi un posto o vedi l'altro, poi vabbè. In quel momento mi ricordo che c'era la pubblicità e non solo. Che faceva Interbrau, non so se ti ricordi, che Sì. faceva anche il catering della tribuna del Milan, mi pare, o forse di tutte e due le squadre milanesi, non milaniste, promuovendo Triple Carmelite, Quack. E fu un periodo abbastanza interessante, secondo me, che io in qualche modo vedo quasi come un'occasione mancata per la birra artigianale italiana, perché chiaramente Interbrau poi è intervenuta su una dimensione diversa. Però in quel momento comunque erano birrifici indipendenti, loro mi ricordo Sì. che al primissimo Rimini, dove uscirono i grandi produttori dell'industria ed entrò invece Interbrau in grande Con sì. stile, comunque abbiamo avuto l'opportunità di conoscere tanti birrai Bostels, insomma tanti birrai belgi e non solo delle dimensioni che piacciono a noi. Era interessante quel periodo lì, noi non l'abbiamo sfruttato, cosa dici? Bah. Sì, sicuramente poteva essere un'occasione, forse anche
comunque non era così pronto nemmeno appunto al mondo della birra artigiana italiana. I birrifici erano molti meno, ovviamente, erano meno strutturato di quanto lo sia adesso. Ovviamente è stata una serie di coincidenze che non si sono incontrate. Anche chi c'era, gli storici, non erano al livello di strutturazione, di capacità anche magari di capire le dinamiche che hanno adesso, dopo 24 anni ormai di storia. Quindi, Certo. sì, è stata una. Non solo non vedrei su una colpa, ecco, No, è semplicemente ma non eravamo certo. pronti. Uno di quei treni che passano e purtroppo tu sei in Esatto, ritardo di poi. qualche minuto e il treno non è mai andato, come dire. Perché secondo me poteva essere un'occasione veramente importante per la birra artigianale italiana di accodarsi in qualche modo al successo comunque di un distributore grosso come Interbrau, naturalmente, quindi poi ci sono delle logiche dietro più Certo, complesse, sì. però senti, da degustatore di altissima fama e qualità come sei tu, dimmi un birrificio che hai conosciuto 20 anni fa e che oggi è diventato completamente di un altro profilo, di un altro livello, che abbia evoluto in maniera veramente percepibile, secondo il tuo punto di vista, se si può fare questa cosa senza scontentare nessuno, naturalmente, nel senso, il primo Ah, che ti viene in tutto mente. così indietro nel tempo, dici? Sì, partendo cioè io per esempio ricordo distintamente, così ti tolgo Sì, da un sì, po' sì. dell'imbarazzo, mi prendo la responsabilità di quello che dico, poi se qualcuno mi viene a cercare fa bene. Io ricordo che nel 96, quando forse era ancora Scanchi e poi subito dopo diventa Birrificio Lambrate, Sì, non è. Dica. io cioè, ricordo che insomma, le birre, i nomi quelli sono, no? I prodotti quelli erano, il problema è che naturalmente, cioè il problema, non il problema, l'evoluzione però nel tempo è decisamente percepibile, cioè c'è stato veramente una serie di salti di qualità, ci sono state anche poi delle problematiche temporanee dovute al cambio al grande salto sull'impianto di dimensioni gigantesche che hanno oggi, no? Però Sì, l'evoluzione c'è stata, no? è lo stesso esempio che mi viene in mente, anche perché appunto 20 anni fa io appunto avevo fatto questo passaggio, prima del lavoro, anche durante l'università, appunto studiavo a Milano, facevo avanti e indietro, studiavo a Milano, avevo una fidanzata dell'epoca a Milano, quindi è stato il primo poi birrificio artigianale italiano che ho conosciuto, cioè prima ancora di conoscere il birrificio italiano Baladen, ho conosciuto quello perché c'era il locale, c'era sia quello che l'OP, la Besana, quindi avevo conosciuto locali e ricordo le birre al tempo, ricordo appunto la Montestella come Kölsch, come Golden Ale, che appunto era ad alta fermentazione, e sicuramente riguardando indietro si capisce quale evoluzione ha fatto il birrificio. Certo, c'è invece qualcuno che ti viene in mente che tipo abbia centrato la prima birra il primo giorno, letteralmente, che oggi sostanzialmente la stia facendo esattamente nello stesso modo, perché tanto meglio di così non poteva essere. Beh, ricordando le prime degustazioni con Lorenzo al Mulligan, perché diciamo il primo corso, proprio come dicevo, appassionato dall'adolescenza, quando si comincia a bere a caso come tutti, quindi si comincia con il litro, con il boccalone dal litro della lager tedesca, non mi ricordo neanche quali fossero ai tempi. Poi si sperimenta le birre da sbronza, quindi le birre da sbronza feroce, le varie Dude Monte, Ennis Super che abbiamo bevuto tutti. Poi capita la birra che ti cambia la percezione, per me è stata la Chimay Blu, la prima birra che mi ha appunto cambiato la percezione. Ah, è questa che sa di nocciola, di cioccolato, è una birra che ha questo colore così diverso, che ha questa bottiglia, c'è scritto frati trappisti, cosa vorrà dire? Poi non c'era internet, quindi prima di capire cosa fossero i frati trappisti, cosa facessero. Mi ricordavo che quando da bambino andavo al mare in Jugoslavia c'erano i frati trappisti che là facevano il formaggio, dico qua fanno il formaggio, in Belgio fanno la birra, penso un po' questi frati trappisti sono più interessanti degli altri frati, ma si Decisamente sì. differenziano poi tra territorio, quindi c'è qualcosa che ti cambia la vita. Poi il primo corso invece alla biblioteca di Macherio, un corso quindi semiclandestino, e abitavo a Milano in quegli anni con Franco Re e dei suoi allievi, in particolare c'è questo la persona che stava presente tutte le lezioni era un allievo di Franco Re, ma poi non l'ho più rivisto. Si chiama, infatti, mi hanno anche un appello, magari qualcuno sa che fine ha fatto, dove si chiamava Paolo Ricci, uno molto alto, robusto, mai più visto né sentito. Era, diciamo, è stato il docente prevalente di questo corso. Poi c'è stato Franco Re, c'è stato un paio di publican comunque legati al
formati all'università della birra e legati a quella dimensione, e Franco Re appunto parlò di Lorenzo, di Quasca, nel suo libro, che era, diciamo, il testo del corso, ovviamente, poi non c'era un esame, era un corso in 4-5 serate, molto informale, si degustava però con la scheda, quindi con prime schede di degustazione che ho compilato, fatte già in quel corso. Nel libro poi si parlava di nuovo di Quasca, poi allora avevo cominciato a frequentare beer shop, a tutta birra, quindi dalla Flavia andavo a comprare, mi ero iscritto alla newsletter, e la newsletter mi arriva a serata con Quasca al Mulligan, e quindi poi ho cominciato a frequentare queste serate, e mi ricordo che aveva fatto un paio di serate anche col birraio, con 32 vie dei birrai, che era stato uno dei pionieri, quindi era uno dei primissimi birrifici italiani che incontravo appunto dopo Lambrate, dopo Baladène. E poi appunto lui ha fatto questa scelta di non entrare nel circuito dei pub, ma di rimanere nel circuito ristorazione ed enoteca, di produrre solo bottiglie, solo la bottiglia da 75, con questo tappo particolare che poi diventa si trasforma in un gadget, si trasforma in un Chiavi, no? portachiavi, esatto. E infatti, un paio d'anni fa, dopo tantissimi anni che non le rivedevo, le ho trovate andando a trovare i miei che erano al mare in Liguria con mia figlia, le ho trovate in un'enoteca, ovviamente, visto che ne ho comprate un paio di bottiglie e le ho ritrovate esattamente come erano. Ho ritrovato le birre esattamente come erano a quei tempi, quindi letato le stesse etichette, le stesse birre, con gli stessi nomi, stessa tipologia, quindi dopo 15-20 anni, esattamente ancora le stesse birre. Bellissimo. E Mentre poi la intanto scelta di nuovo di rimanere sempre in enoteche e ristoranti, sì, non certo, entrare nei pub, non entrare nel mercato dei fusti, questa scelta molto originale mantenuta per 20 anni ormai. Quindi sì, questo dimostra che comunque alle volte diversificando e soprattutto scegliendo bene il proprio mercato di riferimento, insomma, le cose si si possono sopravvive migliorare tranquillamente. senza per forza dover inseguire mode e Esatto. idee, no, dell'ultimo momento, insomma, quelle sollecitazioni che arrivano un po' più direttamente dal mercato. La stessa gamma di birre, e ho ritrovato gli stessi profumi, gli stessi sapori, appunto, che avevo conosciuto con la guida di Lorenzo, quindi era stato degustazioni Direi che è che mi avevamo un segnato. buon complimento. Fabiano Toffoli, giusto, mi dice, Esatto. Poi me suggerisce. mezzo belga, lui da parte di madre è belga, quindi ha questa influenza, però le birre usa anche luppoli inglesi, usa anche, non è solo sul belga, insomma, le sue erano birre in certo senso italiane, quindi molto creative, travalicavano gli stili e sono ancora così, esattamente le stesse. Certo, mentre Riccardo che ci lancia un messaggio di nostalgia ricordando Marini, Eh sì. tu hai conosciuto, sì, Il il Camaleonte. Camaleonte, bravissimo, sì, un locale Esattamente. molto, molto interessante. Io ci andai dopo uno dei corsi che feci all'Università della Birra e fu un'esperienza molto interessante. Lui è un personaggio veramente molto particolare. E, insomma, sì, una perdita direi a tutti gli effetti, no, Sì, per il nostro mondo. il locale era molto, molto personale, poi con la collezione Sì, di whisky. Infatti certo. mi ricordo che poi una volta che andai con un amico, e il mio amico poi, che era un po' più ricco, cioè io ovviamente ero lì, lo consideravo appunto un guru, perché erano appunto i primi personaggi che ti parlavano di birra, poi come sapeva spillare lui da bottiglia, soprattutto le birre belghe, cioè per farti 7 bicchieri da una bottiglia da 33, cioè era veramente un artista della spillatura del servizio. Fine serata, quindi nel locale, e poi lui si era acceso dentro il suo locale, si era acceso il suo sigaro, e questo mio amico, che era molto rigoroso, antifumo, c'era rimasto male, però siamo dentro, e lui aveva anche detto: ma guarda, siamo all'interno. Marini gli aveva risposto: sì, però il locale è mio, guarda, non ti dispiace, se no Certo, lui non cioè, te ne mandava a dire. l'orario d'apertura è finito, perché eravamo appunto in coda. Il locale è mio, se proprio ti dà così fastidio. Infatti, io ho detto: no, stai calmo, dai, adesso andiamo. Però sì, sicuramente una perdita, perché è un personaggio che ha dato tanto, e soprattutto appunto sul servizio, sulla spillatura. Anche, però, che racconti di Michele Galati, i corsi in cui lui
nascondeva il Marini, nascondeva il bicchiere dietro la schiena, lo sporcava e poi faceva vedere come cosa succedeva nel Cosa bicchiere veniva sporco. fuori sul bicchiere non lavato? Certo, sì. Ricordo Allora, bene. uno pensava fosse subito, lo sporcava dietro la schiena, non vedevi cosa sta facendo, poi avete visto cosa succede? Sì, era molto un'esperienza talmente tattile e visiva che non potevi non capire come funziona quel tipo di sistema lì. Io ho una domanda che, allora, intanto dico ai nostri adepti che se vogliono poi lanciarsi in domande imbarazzanti è il momento, così abbiamo ancora quella ventina di minuti, visto che oggi è andato tutto quanto un po' a remengo in termini di orari. Se tu hai ancora un quarto d'ora con noi, sono 20 Sì, minuti, andiamo tranquillamente. avanti serenamente. Volevo toccare un argomento così molto personale sul quale se vuoi non rispondere va benissimo. Qual è il tuo rapporto con la paura? Con la paura? Perché tu sei stato veramente al centro, no, di una situazione, cioè, oggettivamente, e sei ancora in qualche modo al centro. Poi, se vuoi, magari sia un po', come dire, alleggerita. Che pensieri ti sono venuti? Al di là di quello che è, naturalmente, cioè, si guarda al mondo, si vedono le cose che accadono, eccetera. Però poi c'è sempre un risvolto personale che dice: ma mi sono ammalato, cosa succede? Cosa facciamo? Sì, la paura si lega molto, almeno, si lega molto alla parte irrazionale che ognuno di noi ha, quindi ti viene un po' a prendere quando meno te l'aspetti, perché quando cerchi di razionalizzare, ovviamente uno degli elementi chiave di cercare di razionalizzare i problemi è anche proprio di superare la paura di non rimanere paralizzati, ma di pensare a ciò che è più sensato, più opportuno fare. E però ci sono i momenti in cui la mia sensazione è proprio un po' la paura, è proprio un po' l'agguato, quando meno te l'aspetti, quando sei più indifeso, ti prende, c'è il momento di smarrimento, di panico, e in questo periodo non ti nascondo che ne ho avuti, insomma, cioè, poi il momento magari che non sta succedendo nulla, sei qua a caso, e ti arriva proprio il pensiero, e se succede questo, e succede quest'altro, e ti ritrovi in un gorgo di paura, appunto. C'è paura per il futuro? Beh, sì. Inevitabilmente sì. Un po' Ti come si senti? diceva, cioè, in alcune situazioni, diceva anche in certi casi, magari si sente una frase da film, dall'addestramento mentale: se non avete paura adesso siete incoscienti. Quindi un po' Sì, poi di. avere paura non vuol dire, cioè non è un problema di per sé, cioè vuol dire No, no. avere la preoccupazione di cosa succede un domani e magari trovare, come dire, la propria reazione Un emotiva componente, no, una componente c'è, poi ovviamente si cerca di vedere in positivo. Ti parlavo prima che ho una parente che lavora proprio in ospedale, e quando lei mi dice chi arriva adesso è molto diverso da chi arrivava un mese fa, 2 mesi fa, questo è un elemento positivo che ti fa sperare che sì, arrivano ammalati, ma non sono gli ammalati di un mese fa, non solo nel numero, proprio a livello di condizioni, non sono colpiti come lo erano un mese fa e men che più ancora 2 mesi fa. Certo, Giuseppe Di Quindi Vincenzo dice paura di che? Io in realtà avevo in mente due cose precise. Da un lato all'inizio, ovviamente, quando tu sei nel marasma, nel mezzo delle ambulanze che corrono a destra e a sinistra come impazzite e c'è un po' la sindrome del moriremo tutti, scusatemi, certamente quello può essere, ero curioso insomma, di capire, perché Simon Mattia mi sembra, cioè, io lo conosco come una persona molto equilibrata, molto serena, molto pacata. E quindi mi piaceva insomma approfondire che tipo di rapporto avesse avuto con quel tipo di momento lì. sì, Adesso però la esatto, domanda era la più paura principale per concludere la tua domanda, e che tra l'altro è fin dal primissimo, ricordo la primissima domenica, il 23 febbraio, la famosa domenica dell'assalto ai supermercati, prima ancora che erano stati del tutto, che tra l'altro era il compleanno di mia mamma, quindi figurati, eravamo qua in famiglia, e poi 2 giorni dopo sono capitate rinunciato alle perdite dell'olfatto 2 giorni dopo. Comunque la sensazione proprio tra la mia famiglia che diceva sì, vabbè, vedere cosa succede, ma insomma mica si può bloccare tutto. Io avevo un momento di paura pensando, anche vedendo quel tipo di comunicazione, di reazione, pensando alla sedimentazione a lungo termine nelle persone della paura delle altre persone di fare qualunque cosa. Di vedersi, di incontrarsi, di scappare quando si vede qualcuno, anziché salutarlo, incontrarlo, di scappare perché dici,
oddio, questo mi può ammazzare senza volere. È quello che mi fa più paura, appunto, la paura delle altre persone che porti a perdere un discorso, appunto, di socializzazione, di fiducia, di opportunità. Ho pensato ovviamente anche a mia figlia, di Renza, se cresce e non ha l'opportunità che ho avuto io di spostarmi, di viaggiare, cioè, ovviamente anche questo è. Sì, certo, sono tutte domande che in questo momento sono domande senza una risposta precisa. Cioè, da un lato l'idea probabilmente di molti di noi è che comunque alla fine si tornerà esattamente come prima, e magari invece non è così, e d'altra parte c'è tutta invece una, se vogliamo, un tam-tam generale che spinge a dire la vita non sarà più quella di prima. Non lo so, naturalmente io non ho Esatto, risposte. così come era stato detto, ricordiamo tutti, appunto, chi era, io e te di sicuro, ma anche chi ci ascolta, chi era abbastanza adulto all'epoca, ricorderà anche l'11 settembre, dire tutti, no, non sarà più, niente sarà più come prima. È vero, cioè, che per esempio qualcosa sul trasporto è cambiato, ma non è che abbiamo smesso poi di prendere l'aereo, anzi, cioè, sto prendendo, Sì, fino a poco cioè, tempo fa viaggiavamo molto più che prima del 2001 con gli aerei, quindi vedremo. sì, verissimo, insomma, quindi in realtà è tutto ancora Evoluzione. un discorso aperto. E Samantha, quindi a questo punto, per concludere il discorso psicologico, ti domanda: beh, ma quindi cosa ti è rimasto di positivo di questa esperienza, che non è ancora conclusa, ma in qualche modo ormai è una durata che comincia a consentire anche di trarre qualche conclusione. Positivo, lo dico sempre a chi mi conosce, così, con chi ho a che fare quotidianamente, l'unica cosa è essere stata tanto con la bambina, essere stata tanto con mia figlia, l'unico aspetto positivo, visto che poi lei era appunto a casa dall'asilo, tra l'altro, già da prima, perché era probabilmente stata lei la prima anche ad aver avuto un problema di salute, come tutti quelli dell'asilo, del suo asilo. E quindi era a casa praticamente già da metà febbraio, e essere stati tanto con lei è l'unico aspetto positivo, è stato quello, aver passato tanto tempo con mia figlia, come non avrei potuto lavorando a ritmi normali. Ah, certo, sì. Questo sicuramente il fatto di una certa vicinanza maggiore rispetto al solito tempo dedicato alla famiglia, sicuramente è un qualcosa di positivo. Io dico la mia, così ci scopriamo entrambi, no? La cosa positiva che vedo io è che comunque nei momenti complessi vengono fuori delle qualità o delle caratteristiche che non sempre sono positive, no? E bisogna saperle indirizzare in qualche cosa che poi sia concretamente un miglioramento o un adattamento, se preferiamo, a quella che è la situazione. Faccio l'esempio, così esco dal personale e andiamo nel pratico, no? Cioè, tutti noi in qualche modo oggi ci siamo riscoperti dei gran bravi fattorini. Dico così, no? Penso che anche tu in qualche maniera abbia trasformato un po', no, la tua attività. Sì, adesso ovviamente c'è il discorso del take away e poi io sono da solo, quindi sono one man show, quindi chi apre il take away, chi porta le cose a casa sono sempre io, perché sono appunto, viste le ridotte dimensioni del locale e dell'azienda, quindi sì, quello volendo è una cosa, andare magari, visto che poi chi l'ha chiesto finora sono sempre state comunque persone già conosciute, clienti già conosciuti che chiedevano Certo. a casa, perché magari sono particolarmente anche lontani dalla città, quindi fino alla settimana scorsa non potevano nemmeno spostarsi in un altro comune. Adesso comunque con moderazione, ma non è che possono dire vado a comprare la birra, cioè, e faccio 30 km anche a tutt'oggi. E quindi poi loro vedevano in positivo qualcosa di non essere lasciati soli, insomma, poi con tutte le, diciamo, le barbature, protezioni del caso, comunque rivedi quella persona, la saluti. C'è qualcosa di positivo, sicuramente sì, ecco, le persone che erano molto vicine al locale non sono sempre state vicine con messaggi, ecco, un'altra cosa che posso dire che mi è piaciuta è colleghi di altre zone d'Italia e non solo, che nel momento in cui siamo stati proprio al centro del vortice, quotidianamente mi Si sono chiedevano informate, come certo. stai, e anche intanto accennavi al calcio, anche persone della fede calcistica opposta, in particolare
qualcuno che sarà forse leggendo che sono dei grandi amici, ma È molto probabile, Alessandro, penso che sia online. loro veramente sono stati forse tra i più assidui a rivelandosi degli amici, come li ho sempre considerati. Così, anche dopo il viaggio in Franconia che abbiamo fatto, erano tra i più assidui a chiedermi come stai, tutto bene, la tua Certo. famiglia, e questo è stato veramente qualcosa di bello. Ricevere questi messaggi e vedere la vera vicinanza di queste persone è stato sicuramente positivo. Molto bello questa cosa che va un po' al di là, insomma, veramente di tante cose, no? Di tante differenze, naturalmente la Sì, differenza ma di città, la questo è distanza, anche no? così. Però alla fine giustamente sono quelle cose che comunque ti aiutano ad andare avanti. Tra il serio e il faceto, qualcuno mi domandava prima, che però poi ci dà una risposta tecnica in realtà, quanti Zapata stanno dentro il tuo locale? Zapata non tantissimi, perché Zapata è un bel vicino, quindi Ecco Zapata non appunto. tantissimi. Giovinco già di più, di Giovinco, Tu vinco tanti, perfetto, o va bene. Massimo Ralez, che c'era l'Atalanta anni fa, che è ancora più piccolo, ma di Massimo Ralez tanti, ma di Zarduba Zapata pochini, insomma. Sarebbe meglio avere pochi Duran Zapata o tanti Morales, come Dipende quanto certo. bevono. Ma, no, perché sai che non ha nessuno di me, ma ha fatto una statistica se bevono di più quelli grossi o quelli piccoli, perché mica detto che sia alle volte la No, infatti. dimensione, lo sa, boh, Infatti, bisognerebbe a volte le scoprire. dimensioni ingannano. Una delle mie amiche, che non vedo spesso perché lei sta a Udine, comunque abbiamo fatto un periodo di lavoro assieme a Bologna. Lei era meno di 1,60 m, una ragazza di meno di 1,60 m, però da buona friulana con lei non vincevi mai. Al massimo potevi pareggiare con lei, al massimo era un pareggio, non potevi Sì, ci batterla. sono questi fenomeni che è sempre meglio non sfidare perché di solito finisci sotto il tavolo. No, no, con Quindi lei tu vedevi sta ragazza 1,60 m scarso, poi una ragazza carina, minuta, quindi dice, ma sì, questa, la non potevi sottovalutavi batterla. Al invece. massimo era una X, un pareggio, non potevi assolutamente batterla. Infatti, Fabrizio ci fa una domanda abbastanza interessante, perché così tocchiamo un argomento quasi tecnico. Cosa ne pensiamo? Così è generica, quindi possiamo poi rispondere tu, ma se vuoi mi espongo io. Cosa ne pensiamo della catena doppio malto? Hai presente, c'era il Sì, birrificio che prima, poi poi man mano. c'è stata la cessione, poi quindi il Che la fondatore. domanda è: sono ancora una birra artigianale? Sono da considerarsi tali. Per la All'interno di me, legge, non sì. avendola comprata un'azienda birraria, per la legge, Non lo c'è niente da sono. dire, Poi, non è vero. Ah, infatti. a livello legale, sì. A livello qualitativo, malgrado appunto avessero aperto un punto vendita anche vicino a me dentro un centro commerciale, non ho fatto tempo ad andarci prima del lockdown, quindi volevo proprio andarci ovviamente ad assaggiare. Un collega, uno di quelli che ho già citato prima, quello che al pub molto vicino a casa mia ci è andato, lui diceva, sì, le birre, insomma, sufficiente, niente di nessun capolavoro, ma potabili. Poi avendo una scelta 14-15 tipologie differenti, la compagnia grossa, appunto sono locali studiati per grosse compagnie, queste, quindi Certo. ognuno trova quello che vuole, e quindi si diceva, lui ragionava ovviamente a livello di concorrenza, avendo un locale abbastanza vicino, dice, chiaro, più che il suo locale, che è di dimensioni medie, lo vedeva più come concorrenza per altri locali indipendenti, quindi non dipendenti da catene, ma molto grandi, che c'erano comunque lì vicino. Dicevano, sì, le birre, insomma, presentabili, servite bene, quindi Alla sicuramente fine a niente di me. male, certo. Sì, Poi anch'io certo, la vedo. io conoscendo il fondatore, che non fa poi più parte dell'azienda, ho sentito la sua versione, ovviamente. E certo, fa pensare quando un'azienda si è totalmente svincolata dal suo fondatore, e lui non è più presente, come Certo, adesso è prende una strada successo anche diversa. con Ducato, insomma, che poi ho sentito Giovanni, essendo suo amico, e fa specie vedere il fondatore fuori da ciò che ha creato, e Sì, d'altra comprendere che un'altra parte direzione, però l'imprenditore sì, è fa parte parte della del gioco. vita, fa parte del mondo della realtà aziendale. Sì, assolutamente. In realtà penso anch'io che questa operazione doppio malto sia comunque da annoverare tra quelle cose, diciamo, moderatamente positive, nel senso che in fin dei conti l'espansione di un marchio che comunque divulga un prodotto dignitosissimo, quindi
niente, niente da dire su questo profilo, e probabilmente non difettoso, no, no, esatto, lo targettizza comunque nella direzione che non è quella già conosciuta da noi e battuta più e più volte, no, di quello che è l'ambito delle persone che già sono appassionate di birra artigianale, mentre invece okay. È un pochino più direzionata al mondo dei, non è quello il target delle famiglie, eccetera. Probabilmente la diffusione che insomma può aiutare anche tutto il sistema. Certo, l'azienda non è più di quelle dimensioni che conosciamo noi, ma questo di per sé non si identifica più, ecco, forse quello che è anche straniante rispetto a quanto alla nostra concezione romantica dell'artigianale, azienda che non si identifica più col suo fondatore riuscito, ma non si identifica più con un birraio che noi abbiamo in mente. Non abbiamo l'immagine in questo momento, noi non abbiamo l'immagine chi è che fa la birra a doppio malto, così come possiamo averlo per un birrificio più piccolo. Visto prima che scriveva Josif, pensiamo Elvo, abbiamo la faccia di Josif davanti, certo, è lui. È chiaro chi è che fa la birra. Adesso doppio malto, ok, birrificio rientra nella norma artigianale, c'è una squadra ovviamente di birrai, non è uno solo, ma non abbiamo questa figurazione, e noi in Italia siamo più abituati appunto al birrificio piccolo, chiaramente identificabile col suo artefice e con il responsabile. Assolutamente. Prendo una domanda di Pietro, la prendo alla larga, è un po' il momento di tirare fuori di nuovo Scoiattolona, la nostra lona, perché adesso andiamo in un argomento di animali, la prendo molto alla larga, perché Pietro Peroni dice: qual è l'ingrediente più strano che hai trovato in una birra? E la domanda però è conclusa con un'altra domanda: perché proprio un gatto? Allora adesso la dico. Ma perché la storia del gatto nasce da quando nasce Radio Birra, perché io ogni tanto c'ho il gatto che manda degli agoli piuttosto imponenti, dei ruggiti quasi, che arrivano naturalmente al nostro pubblico, e quindi si è creata questa mitologia del gatto. Mitologia del gatto che noi abbiamo lanciato ieri su un post sul profilo della Bell, chiedendo ai nostri followers di individuare quello che è il gatto che davvero lancia questi miagoli piuttosto inquietanti. Vi dico, così faccio il pippone e lancio, e poi torniamo a Scoiattolone, all'ingrediente difficile, vi dico che c'è questo sondaggio che domani ufficialmente è su un gruppo che abbiamo creato apposta, che è il gruppo Cani e Gatti al Banco, che se volete seguire, iscrivervi, comunque vi inviteremo, eccetera, perché sarà un gruppo dedicato ai nostri amici a quattro zampe di qualunque taglia, razza, e si dice quel che lei, insomma, questa cosa qua, con la coda lunga, corta non ci interessa, con il pelo lungo, corto, rosso, nero non ci interessa neanche questo, purché siano i nostri gatti quelli che porteremo volentieri anche ai locali. Dico che nei locali, in alcuni si può entrare, in altri meno, ma nel nostro per esempio spesso abbiamo fatto fotografie con dei simpatici quattro zampe direttamente abbarbicati al bancone della Bella Alliance, tradizione che ci è piaciuta. Non ci salgono sopra, però li teniamo sugli sgabelli davanti, ma è bello fotografarli come se fossero lì a bere con noi, per cui se vogliamo la prossima volta che passi da me porta Scoiattolona, così mettiamo anche lei a bere con te. La sorpresa, Stefania la conosce perché l'avevo portata a Hong Kong, Lona, quindi Stefania la conosce. Fantastico, esatto. Quindi giustamente adesso Stefania l'abbiamo relegata perché non si poteva far vedere, quindi poi dopo la recupererò e chiederò scusa, ma purtroppo i mezzi tecnici oggi non ci assistono. Però la domanda era interessante: qual è l'ingrediente più strano che hai trovato in una birra delle tue degustazioni? Più strano sono stati sicuramente in Brasile, più strano anche perché non avevo idea di cosa fossero, e quindi ci si trovava al tavolo magari nella categoria fruit beer o Brazilian beer, con ingredienti brasiliani. C'era la scheda fornita dal birrificio, ovviamente se non si sapeva, come in tutti i concorsi il birrificio, ma magari Golden Ale con tutto Porter, e si trovano questi nomi che assolutamente io non avevo idea di cosa fossero, e molto spesso anche il giudice brasiliano che c'era al tavolo, il concorso si tiene a Sud, il concorso del Cerveja si tiene a Blumenau, dove si tiene anche l'Oktoberfest, la seconda Oktoberfest più grande del mondo, che è Santa Caterina, quindi estremo sud del Brasile, e il birraio se veniva, e quasi tutti poi i giudici, essendo i birrifici più diffusi al sud che al nord, venivano da quelle zone, quindi da Santa Caterina o dal Paraná o dal Rio Grande do Sul, dai tre stati meridionali, anche loro, pure sono brasiliani, non avevano idea di cosa fossero questi frutti, queste bacche che venivano dall'Amazzonia, e quindi si cercava sul telefono cosa fossero queste. Chiedevo al brasiliano sicuro: ma cos'è questo? Il cupuaçu, che cos'è? Sai che non lo so,
Però ho cercato poi che una bacca, ricordo questa porta col cupo a su, era una bacca amazzonica che ha un gusto simile al cacao, al cioccolato. Infatti, con la porta stava molto bene, tra l'altro, era una birra molto, molto buona. E quindi si trovavano queste bacche, questi frutti dai nomi misteriosi per i brasiliani stessi, per i brasiliani non di quella stessa area Certo. proveniente dalla birra. Di Come ci si fatto, comporta quando spesso erano anche si... interessanti, insomma, come Come ingredienti. E parliamo di ingredienti veri, non Certo, esatto, sì, parliamo questo è il appunto senso, delle perché... hamburger patatine in cui mettono la fialetta, il gusto hamburger, la birra quella che Sì, non parliamo di l'essenza si questo. può fare tutto, per carità, ma parlando di ingredienti è un altro Parlo discorso. di ingrediente vero, esatto. Certo. A livello di degustazione, come ci si comporta quando si incrocia un ingrediente che sai che c'è dentro, ma non hai veramente idea di cosa sappia? Cioè, alla fine riesci a sezionarlo, a tirarlo fuori dagli altri in qualche maniera, a dire non so di cosa sappia, però è quella cosa lì perché Sì, è l'ingrediente. poi ci si aiutava con le descrizioni di cosa potesse sapere e poi ovviamente come sempre si valuta poi l'equilibrio della birra che sia di fronte, quindi l'equilibrio complessivo, la bevibilità nel bilanciamento dei vari ingredienti, anche che sia comunque sempre riconducibile a un discorso birra, cioè che sia riconoscibile in qualche modo come birra. Sempre in Brasile, la prima volta nel 2016 che andai al concorso, per dire, era nella categoria field beer, quindi le birre con prodotti della terra, c'era o Brazilian beer, comunque doveva essere una base Helles, quindi una birra a bassa fermentazione, non avevano ancora loro acquisito bene il discorso IGA, si parlava di praticamente uva fragola, insomma, e questa non sembrava sembrava veramente il fragolino del supermercato, infatti l'ho detto sì, da bambini, infatti non fu valutata bene perché non era riconoscibile, lo stile di base non era più riconoscibile e anche a livello di equilibrio gustativo era tutto sul dolce, tutta su questa frizzantezza molto, molto spiccata, quasi sul bubble gum, sulla gomma americana, insomma, quindi non fu giudicata bene. Però Certo. certo, non è facile quando c'è un ingrediente di cui non si ha idea, Eh ma sì, peggio dice. ancora quando capita l'ingrediente a cui, però lì si sta attenti in fase ovviamente, chi organizza il concorso ci sta attento, quando si ha un ingrediente a cui qualcuno è allergico, quindi diventa anche un problema un po' più delicato. Infatti, cosa, mi fa un concorso ombriule di Natale con Andrea Camaschella che è allergico alla cannella, quindi le birre in cui c'è la cannella lui doveva solo annusarle perché altrimenti sarebbe stato male. Per fortuna cannella si riconosce piuttosto facilmente, quindi Sì, non è... poi era scritto il concorso Certo. Natale che spezie erano messe, erano aggiunte. Senti, ci avviamo alla conclusione, quindi faccio un Certo. recap di tutta una serie di domande che sono andate più quanti insieme, ma che di fatto puntano a capire qual è la tua birra preferita. In modo particolare, se c'è una birra preferita del sud Italia, così magari scateniamo subito una guerra di gelosie, Guerra e di se no, religione. esatto. Per cui, boh, Ma se c'è qualcosa che come nomini particolarmente volentieri, insomma. dire, ecco, del Sud Italia ho un rapporto di amicizia, di grande stima con Michele Solimando di Rebirse e amo molto i suoi lavori sul lievito belga. Quindi lui quando la sua Belgian Blonde, la sua Belgian Strong Ale, lui è veramente, anche la sua Blanche è una delle che tra l'altro con il grano Senatore Cappelli coltivato da lui perché è agronomo, quindi è una delle poche blanche che riesco a bere. Io non amo quello stile, quindi vai, le assaggio, ok, ti posso provare a dire è una blanche centrata, una blanche non centrata, però bere per piacere una blanche non mi è così facile. La sua è una delle poche, forse l'unica, che riesco a bere veramente con piacere, quindi mi piace molto il suo tipo di lavoro, ma ci sono tantissimi altri birrifici validi al sud. Lui per amicizia e per stima e conoscendolo so anche l'accuratezza, quasi ossessiva come deve essere per la qualità, per la precisione del suo lavoro che ci mette. Quindi parlo di lui proprio per la conoscenza personale, che so quanto ci tenga alle sue birre e quanto appunto non solo passione ma anche precisione, lavoro di testa e non solo di cuore ci metta nelle sue produzioni. Perfetto, allora io spero che nonostante le difficoltà che abbiamo affrontato, ma forse anche grazie a quelle, sia venuto fuori lo spirito imprenditoriale, le capacità emotive
di Simon Mattia, che mi è piaciuto conoscere, insomma, un po' anche al di là di quello che è l'aspetto proprio professionale, invece un pochettino in più in quello che è l'aspetto umano, no? Come hai affrontato questo periodo? Spero che sia piaciuto anche a te aprirti un po' e vederci incrociarci in questa forma virtuale, che però naturalmente invece riporteremo ai nostri banconi molto, molto presto, spero. Ringrazio tutti quanti di averci seguiti fino a qua. Ricordo a tutti quanti che c'è il mini concorsino per indovinare chi è il gatto che ci sta attanagliando ogni tanto nelle nostre dirette. Nicola Nix ci ricorda Sacca Romicio e Brettano Sacca Mice, Romicio, Sacca Romicio Bretta verso Romicio, Mice, Sacca che Romicio, sono giusto? bellissimi. Perfetto, direi che ci rivediamo domani, speriamo alle 16:30, senza andare a sbattere in un'altra impasse del nostro internet. Ringrazio ancora tutti quanti, Grazie a saluto voi. ancora Anche Mattia, un a me è abbraccio piaciuto molto, ci siamo virtuale, confrontati. a presto, Ciao, ciao. sigla, ciao. Ciao ragazzi. Ciao, ciao.